si è impiccato in mezzo a due denti, il decisivo è canile e non si leva. Sono 15 giorni che sto così così male. Mi devi credere, mi è passata la voglia e mi mangio il prosciutto. Ha guardato pure a me, mi è passata proprio la voglia. Non lo mangerò più il prosciutto, assolutamente. Ah, che è successo? Sto sangue. Sedetevi. Ci m'assetta un po'. Sì, sedetevi. Facciamoci primo ripassi. Facciamoci primo ripassi perché a me mi piace. Ma che avete ai piedi? No, i calzini, che te che. No, ma devo fare della papera, guarda, sta becca perfetta. Oggi viene se mamma, mi hai fatto ripassi. Cioè, ma fa ripassi. Vieni, vieni, oggi vieni. Oggi, da voi, già un po' di passi, già un po' di passi. A me mi piace proprio che a me mezzo mondo sacco, mi piace, è bello. Mi ha fatto sto a me, guarda oggi. Ah, è bello. Oggi riesci, ma mi ha fatto. Bello, mi piace. Schifo. Sti topo, ma nonna, ma che è? Ho seccadenti. Perché non fumo più. Ah, vi siete levati i pizzi? Per levarmi i pizzi, bravo. Bravo. Tu fumo? Sì, purtroppo sì. Tu l'uovo pizzi, no? Vorrei. Te, no, ma che c'è, no? Fa per piacere. Oh, questo è buono. Toglietelo voi, pizzi. Sono mangiato una pasta e fagioli. Beh, anche a me piace molto la pasta. Davanti al riandavo, zio. Anche a me piace molto la pasta e fagioli. Mia moglie la fa speciale. Buona, è buona. Chi, mia moglie? No, che c'è? È brutto lei. Ma no, mi metteva a gente di vostra moglie. Ma stai male, capito? Ho capito, voi avete detto che vi siete mangiato un bel piatto di pasta e fagioli. No, no, io mi sono mangiato la zuppina. La zuppina, credo. Ma mia moglie mi fa proprio da zuppina questa volta. Non da ciotola, no. No, mamma mia. Mia moglie la fa proprio speciale. È speciale, la fa mia moglie. Oh, mia moglie. No, ma ogni tanto, quando si mette un calzettino alla fine che a me mi piace. Non mi interessa di vostra. È sensuale, fatto. Non mi interessa di vostra moglie, scusate. Voi avete detto che siete mangiati la pasta e fagioli. Speciale. Con le patate la fa. E questo è nuovo, non l'ho mai sentito. Pasta e fagioli con le patate. Mia moglie la fa speciale. E com'è? Chi, mia moglie? È brutto lei, se l'hai detto pure prima. No, vostra moglie. Voi avete detto ogni tanto mi fa arrabbiare. Non mi interessa, però. Voi avete detto che siete mangiati la pasta e fagioli con le patate. Mia moglie la fa speciale. E io voglio sapere insieme come stanno. Ah, guardi, io e mia moglie siamo sposati da tanti anni. Non mi posso lamentare, ogni tanto mi fa arrabbiare. Non mi interessa di vostra moglie. Mia moglie la chiede della vostra vita con quale. Voglio sapere, questo connubio come sta? La pasta e connubio non me l'ha mai mangiato io, pasta e connubio. Mi sono mangiato pasta e piselli con la scamorza. Ma vuoi sapere? Ah, ma se faccio anche il parola, guarda mia moglie la fa speciale. Ho capito, guardate a me. Voi la passate il fagiolo. Sentite a me, guarda, questo è il fagiolo. Questo e questa è la patata. Bravo. Io voglio sapere come sanno. Erano più fagioli, però. Ho capito che c'è. Era proprio passi e fagioli con le patate. Voglio sapere come stanno insieme. Mia moglie la fa speciale, mamma mia. Ho capito. Mi sono mangiato una zuppina. Non mi interessa. Mamma mia. Voglio sapere come sanno. Oggi tengo una panza piena, ma è una cosa incredibile. Era questione principi, mi voglio già sapere. Oggi, che puoi sapere? Voglio sapere passi e fagioli che patate. Come stanno insieme? Non l'ha mai mangiato insieme! Oh! Scusate, allora che vi siete mangiati? La pasta e fagioli! Ma invece dei fagioli mi si è patato! E allora vi siete mangiati la pasta e patate, scusate! No, è qui che ci sta il trucco e l'errore, capito? No? Perché lei cucina pasta e fagioli, cucino fagioli, assaggio fagioli, è cotto, sì. Levo fagioli e butta patate! Capito? Ma perché fa questo? Scusate, perché fa questo? Perché dici che così la pasta e fagioli non ti fa fallare nella pancia. Non c'è il fagiolo, come fa a fallare nella pancia? Cioè tu dici che questo è il motivo perché non ci sei fagiolo? Gesù, l'ho dovuto spiegare a st'animale. Quello non me l'ha mai voluto dire. Che l'è fissato con i segreti in cucina? È fissato con i segreti in cucina. Fa una lasagna a carnevale. La lasagna, buona. La fa che gnocca. Mamma mia. La lasagna che gnocca. Mamma mia. Ma sai la lasagna? Sì. Ricotto, poppettine, co? Sì. Che effetto è tu? Sì. Ma è molto gnocco. Guardate proprio che fantasia. Che le dare proprio che l'ho fatto mentale che ha fatto così. Sì, fantasia proprio. Guardate che io ho preso da nonno per immangiare. Nonno cammina. Nonno cammina lui. Io camminai, io piccolo camminetto. E se fuculare? Camminetto nel senso piccolo cammino, ah, sì. Io credevo fuculare. E mi sono imparato un patto che mi ha imparato il nonno, sì. A memoria, e lo dico tale quando a mio figlio. Ho copri a mio figlio, sì. Per favore. Ora, camminetto in no! Vieni qua subito a papà, vieni! Com'è bello? Com'è bello? Ora si va a papà, ora si. Siamo nella passi un po' sul ripotato. Pure tu! Pure se capito? Chi la fa, chi la fa? Speciale, pure proprio. Guarda che non c'è peggio sotto che quando vedi che a un certo momento che l'amicizia,
che è la prima cosa che è buono non va. Ecco che trovi la statua della maestra, allora ti trovi in certo punto senza il padre, allora ti vai a prendere un caffè mezzo alla piazza di Montesacci, no, non me lo prendo il caffè perché sto facendo la dieta, allora figlio mi vado a prendere un caffè a casa e piglio si torna a casa, allora non voglio tornare più a casa, me ne torno a casa mia, o andiamo a casa tua, o si tu non vieni caro, te la faccio. Montesacci, oggi, ma si sta bambando, oggi, ecco, capitano, ci ha fatto un altro volo a notte a notte. Ma era un capito! Ehi! E per forza come va a capire sto Mauro Vaglione? Perché i giovani di giovani non fanno i giovani, perciò si drogano. Sì. No, quello vostro figlio si deve trovare. Sì, non lo fa sta provato con me in busta. Ma tieni su da casa, papà, vai! Papà, non vado a mangiare, basta fa solo che il palato. Ancora, insista! Ah, già vattene a pugliare, mi ti stai in tafo così. Ma io la vorrei conoscere proprio a vostra moglie. Ecco che non c'è peggio sotto che non vuole il moto della guerra. Hai capito? Attenzione, quando la gatta si mangia il lardo, all'ultimo l'anno zambone della gente che batta. Dove vuole? Dove vuole l'uovo o la gallina? Prima, però. Io le saccio tutte queste cose perché sono un tipo che si mette a pensare. Ma non lo sai che si mette a pensare a sta animale? Non pensate che... Ozzi! Ozzi! Me lo guardava il rucco, zi! Che? O telefoni? Capra, sai, prezzi. Pronto? Telefoni? No, non lo so. Cucci, ricci. Indivendo, zì. O cucci, o ne vuoi? Ma tu che dici? Ma chi? Ma non c'è la miseria. Ma non c'è la miseria. Non dici a mamma Hai capito? Ma ho capito, che è? Che è successo? Mio cugino cammina dentro. Sì, ha avuto il patentino nautico per il taxi. Ha avuto, vabbè, ha studiato per la patente. Dica se va così, ha studiato e ha preso la patente. Ma che scemo sempre si trova che si compra, si studia la patente, capito? La patente si compra. Ma tu non sei proprio da niente. No, non so se la patente, Comunque, perché quello Napoli si allaga sempre. C'è la patente nautica. E c'è avuto la patentina nautica, capito? Per il taxi, che c'entra, poi io non lo so. Non io invece non lo posso prendere. Ah no? Perché sono invalido civile al 100%. Oh, mi dispiace. Mica parliamo di uno così, così. No, mi dispiace. Ma... E come mai? Dove avete questa invalidità? In due cassetti, in due comò, tutti i mani. Non dico il certificato, voi l'invalidità dove la vedo? Non la vedo. E mica sei invalidi. E voi avete detto che sì. Mio cugino Cammine Quinto lavora a comune, sta così con l'assessore e mi ha fatto avere l'invalidità al 100%. Ma scusate, allora voi siete un truffatore! No, non mi conviene fare pure il truffo, ma rimane sotto fino a casa, ma mi capa pure il truffo! Ha ragione, sta animale, aspetta a faticare! Ma perché proprio io e il lavoro siamo proprio appiccicati, sì, capito? Noi invece andiamo proprio d'accordo, a noi ci piace lavorare! Come mai? Ma non lo so, siamo nati proprio strani! Ecco perché mi metto a pensare, i giorni per i giorni! Non pensate! Il buio per il buio! Voi fate danni! Per esempio, tu comune! Sì! Tu comune, tu, oggi tu! Ah, io? Hai risolto il problema dell'immondizia? Dice tu. Vedete che anche voi avete un senso civico allora. Mi tengo sesto senso civico, dottor. Avvocato, capito o no? Né dottor né avvocato. Io perché? Perché il cassonetto ci sta? Perché ci stanno i sacchetti attorno? No, e il cassonetto è vuoto? Questa è una giusta riflessione. Perché non vogliono spendere i soldi per i lampioni? Centro lampioni, scusate. Perché il cassonetto è scuro. Quando butto un sacchetto al quinto piano non garra mai e va fuori. Ma come vuoi buttare il sacchetto di Montesacci dal quinto piano? Tutte sere, ma tengo mai in coppa. Ma non si fa questo, non si fa! E perché? Dovete scendere giù, prendere il sacchetto e metterlo nel bidone, come perché? Cinque piani di scala a perro? Certo, cinque piani di scala. Io sono in valle di civile, al 100% dice che cinque piani di scala a perro, ma viene poco a chi? Ma guardate sto animale, guardate, ma dove sono capitati? Ma è proprio...